dov'è l'elemento del gioco che noi dobbiamo fare? Come aiuta questo nella crescita? Si può un po' più di dettagli su questo gioco perché abbiamo respinto nella decina tra gli amici. Cos'è questo gioco? Rav, dimmi tu per favore, tu hai visto qualche volta gli animali o i bambini che non giocano? Come fa a essere? L'uomo sempre deve immaginarsi il prossimo stato e aspira verso questo, anela e con l'aiuto di questo cresce. E la natura del creatore specialmente sveglia in noi queste aspirazioni quando noi vogliamo arrivare al prossimo stato che si trovano in noi in certo senso all'orizzonte e per ora non siamo capaci di realizzare, ma quando aspiriamo verso di lui noi sviluppiamo certe qualità, li chiamiamo, preghiamo di avere queste qualità che noi veramente potessimo arrivare al prossimo stato. Senza questo non si può, senza gioco. Non è un gioco, ma un immaginarsi del prossimo stato, quanto mi manca alcune cose per raggiungerlo. E io chiedo adesso, o vado e ricevo, invento per me diversi mezzi per arrivare al prossimo stato. Questo tu hai bambini, hai visto come loro giocano? Sempre stanno nel gioco. Senza questo non è possibile. Tutto il nostro studio e una scuola, dappertutto, sempre impari come essere grande.